Ciao ciurma e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Monitor Vanzina, come sempre big like e soprattutto more more mouse. Oggi qui con voi vorrei iniziare una nuova rubrica. Sento ganza dire nuova rubrica, mai detto nel mio canale nuova rubrica, che come avrete sicuramente letto dal titolo si chiamerà Impariamo Robe. Ma cosa significa impariamo robe? Cosa ci sarà in questa rubrica? Avete presente quando andate all'IKEA e comprate quei mobili enormi che non riuscite a montare perché c'è le istruzioni che sono in norvegese e non ci capite niente? E allora vi mettete lì un po' a casaccio e le montate da voi. Ecco, questa rubrica diciamo che più o meno è la stessa cosa. Avete presente i tutorial? Ecco, tutto il contrario. E quindi oggi cos'è che impareremo insieme? Tralasciando che l'avrete sicuramente letto dal titolo anche quello, ma vabbè, facciamo finta di niente. Nel video gameplay alternativi diamo l'acqua alle piante, vi avevo chiesto se avevate voglia di vedere un altro desktop con Mexican come protagonista. E mi sono arrivati svariati commentini al riguardo, tra cui uno in particolare di Digital PPS che cita: fai un tutorial Photoshop Mexican? Ora, qual è il problema? Che io sinceramente Photoshop non l'ho mai usato in vita mia. Quindi ho detto, perché non mettiamo insieme l'utile al dilettevole e non facciamo un impariamo robe Photoshop insieme alla nuova immagine che metteremo di Mexican? Così mi sono letto un po' anche gli altri commenti e ho notato che quello che aveva preso più mi piace era quello di Argo Channel Ita, che dice: vogliamo il desktop con Mexican dentro il logo di Jurassic Park. Ma ho pensato che non bastasse, così ho deciso di scorrere tutti gli altri commenti e di sceglierne un secondo io. E il fortunato vincitore è Carlo Coppini con: voglio Mexican vestito da coniglietta di Playboy. Beh, ho parlato anche troppo, quindi ciancio alle bande. Sigla. La sigla non c'è, quindi ovvieremo alla mancanza con un'immagine di gattini che porta sempre like. Bene, eccoci, sempre con questa luce molto trash che mi fa stile due facce e col rumore fuori che non so se sentite di uno che è tutto il giorno che è lì che martella. Prima di tutto bisogna procurarsi le immagini da photoshoppare. Quindi adesso faremo una cosa per cui Mexican mi odierà sicuramente tantissimo. Ovvero siamo qui sulla sua pagina Facebook, più precisamente il suo profilo privato, ovvero Giuseppe Perrone. Ora guardatelo bene, guardate che uomo è questo. Che uomo è questo, signore, guardatelo. Con la cravatta delle paperelle, bimbi, guarda bello. Allora, vediamo un po', c'è da scegliere una foto. Vabbè, sempre con la birra. Cioè ragazzi, questa immagine è del 2010. 5 anni fa Mexican era un emo. Ecco, va, guarda i belli, che fieri, guarda là che belli, che fieri, va. 2013, con storia di nessuno, guarda belli. Beh, personaggioni, eh. Ah, addirittura il tour, eccolo, eccolo qui, guarda bellino. Questo è il primo tour, tappa Bologna, che bello. Qui ora si va un po' sull'antico, sul trash, Foto del 2012. Guarda, come fai a non innamorarti di uno così? Guardalo. Cioè, ora, ditemi voi, questa foto è palesemente un boss della mafia. Vabbè, dai, io direi di prendere direttamente questa e via. Ok, l'immagine di Mexican ce l'abbiamo. Ora dobbiamo trovare il logo di Jurassic Park e una coniglietta di Playboy. Allora, cerchiamo Jurassic Park logo. Ah, beh, guarda, c'è questo che è perfetto. È perfetto a bestia. Preso. Ok, mentre per la signorina coniglietta Playboy. No, sì. Questa più che un coniglio sembra un cane. Guarda, l'ho trovata. Questa è proprio messa in posizione da T-Rex, tipica di Jurassic Park, vai, presa subito. Tralasciando il fatto che sono sempre più scuro da una parte e più chiaro dall'altra e che la telecamera si muove un po' come cavolo gli pare, andiamo a aprire Photoshop. Non ho mai aperto Photoshop, questa è la prima volta, eh? Ok, allora, bella questa schermata grigia. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un sacco di tastini, qui idem. Boh, allora dobbiamo aggiungere intanto l'immagine. Io farei alla Barbara proprio e aprirei la cartella Max. Ecco, era sparita Mexican. E prendiamo la nostra immagine del logo e si mette lì. Primo step, trascinare il logo. Sembra facile, no? E fin tutto a posto. Poi prendiamo anche la nostra signorina e trasciniamo anche lei lì. Oh, guarda là, allora. Ok, così si muove.
Sì, va così, vai, vale. Sì, ma io la voglio in trasparenza, come si fa? Normale, dissolvi. Cosa ho fatto? Niente. Scurisci. No. Moltiplica. No. Colore scherma. Perfetto. Allora, luce soffusa, visto che è una signorina di Playboy. Ora sì, oh, ah, guarda bella. Ale, Dio sì. No. Allora, ma secondo me sto andando qui e non ci casta veramente niente. Esclusione, andiamo a esclusione. No, colori che non si possono toccare. Perché non si possono toccare? Ma io non posso fare niente, vi scusami, canali. 100%, cosa fa questo? Ah, ragazzo, scrisci così, Pennello, ecco, per colorare. Cerotto, se la bimba si fa male, giustamente. Questo cos'è? Una palettina, inserisci. Inserisci. Donazione per il sangue. Paletta, testo. Mano, per schiaffeggiare la signorina. E, boh, io devo fare, diventare questo vin nero. E lo voglio colorare. Pennarello, pennello. Quando avete posizionato le vostre immaginine, iniziate a un po' definire i colori. Qui deve essere tutto nero perché lei deve essere nascosta dietro la scritta e non si fa nero, giustamente, no? Perché un trovo il coso come ritagliarlo. Vada bellino, vada bellino. Penna! Che fa cose strane. Cos'è? Non ci interessa. Basta! Il cerotto cosa faccio? Oh, cambia il colore col cerotto. Cos'è? Ma io voglio ritagliare lei per farlo diventare... Ma io faccio prima a fa così, guarda, sai cosa? Rosso. Colore. Ah, c'è quella cosa di sotto, non si vede niente. Sì, cos'è questo troiaio? Passo indietro. Beh, sono tornato indietro fino a togliere più o meno tutto il troiaio di prima. Ora, io stavo colorando, no? Rosso. Ora posso colorare normale? E me lo dà così. Che discorsi sono? Ma io non lo voglio così. Faccio questo pennello qui, che è diverso. Differenza fa? No, taglia sopra, taglia sopra. E ora? Sì. Così me lo fa quell'altro, no? Insomma, un po' parole, sto usando Paint, ma su Photoshop. Cioè, se lo facevo su Paint magari veniva anche più bellino. Ma qui non lo fa nemmeno fa, perché? Non capisco, non capisco. Io voglio colorare la faccia a lei. Oh, voglio colorare anche il resto, perché non lo posso colorare? Ma anche lì voglio colorare io, Allora, così lo faccio, faccio a pezzi, voglio un po' vedere. Anche c'è il cerchietto. Là, diciamo, c'è i capelli di lei. Voglio colorare i capelli anche di lei. Se non sai cosa mi importa la bella, se ci metto il coso sopra. Ora, no? Così, ok. Ora voglio aggiungere Mexican. Ora, ma io lo vorrei ritagliare, ma io non ho ancora capito come si fa. Ti pare che un po' su ritagliare? Sai cosa? Guarda bellino, Là, oh, guarda bellino. Che c'ha anche due mani. E noi ora una mano gli si toglie. Io non ho ancora capito perché devo fare questa cosa del pennello, per forza. Non capisco, non so. Aggiustiamo i capelli, povero Mexica, che è così. Facciamo capelli alla Herbis. Guarda là, dai, che bel ciuffo. Aggiustiamogli anche vecchie. E c'ha la maglia mezzo di un colore, mezzo di un'altra. Guarda bellino, Guarda bellino. Come si fa ora? Incredibile. Aspetta, non mi è finita. Oh. C'è il testo, dov'è il testo? De. Oh, si vede. Ah, è nero. Mexican Park. Là. Guarda bellino. Guarda bellino. Wow, è perfetto. Quindi, per concludere un po', per vedere se abbiamo capito, no? Tutto questo asino di Photoshop per niente, perché praticamente abbiamo usato Paint su Photoshop. Se si usava Paint si faceva anche di molto prima. Però viene, si è fatto bellino, dai, salva. Quindi, visto che la nostra immagine è pronta, io direi di metterla subito come desktop. La proviamo un po'. Max, apri. Oh, allo, guardatelo com'è bello. Oh, si vede che è fatto con Photoshop, cioè è un capolavoro, è bellissimo. Io penso che dopo oggi Max si cambio dirà
veramente tanto tanto tanto. C'è da fare delle scuse a Mexican. Sai cosa facciamo tutti insieme? Fate una cosa, andate su Facebook, cercate appunto Giuseppe Perrone, e lo vedete lì, c'ha l'immagina qui con la cravatta con le paperelle, e gli mandate un messaggio e gli scrivete, tra l'altro, boh, sentirà, l'ultima volta che ci siamo sentiti era per sapere se veniva Luca Comics e non è venuto, non è venuto, quindi per punizione doppia mandiamo un messaggio di scuse, scriviamo scusa per tutto, hashtag scusa per tutto hashtag scusa per tutto, vai. Ora anche voi cercate Giuseppe Perrone su Facebook e gli mandate un messaggio con scritto hashtag scusa per tutto. E non solo, io direi di fare una cosa: se volete fare voi il desktop di Mexican versione Playboy Jurassic Park, la fate, poi me la inviate o per email o sulla pagina Facebook, e io magari, non lo so, faccio una cartella apposta di immagini, ce la metto, poi magari quella che mi garba di più la userò come sfondo del desktop. E non solo, se c'è una roba che avete voglia di imparare in mia compagnia, come abbiamo fatto oggi, perché sicuramente dopo oggi saprete come utilizzare Photoshop, ditemelo, ditemelo, si fa insieme. Ma anche le prossime copertine Mexican si fanno insieme. Non lo so, volete imparare a fare dei make up, volete imparare a truccarvi, volete imparare a fare il fai da te, volete imparare a cucinare, qualsiasi cosa, voi lo dite e lo facciamo insieme. Beh, quindi da monitor e Mexican soprattutto, oggi è tutto. Buona cisi, sono cisi buona. Pazzesco, ragazzi. Ho cominciato a fare testo di zoologia, dovete